Amici zagoriani, buongiorno. Eccoci al nostro appuntamento settimanale col cartonato di Zagor della Gazzetta dello Sport Corriere della Sera. Questa settimana spostato al venerdì. È arrivato venerdì invece che, come di solito, anticipato al giovedì. Ok, diamo un'occhiata velocemente a com'è questo volume, cosa contiene. Partiamo subito col dire da dove è tratta l'immagine della copertina. Molto facile questa settimana, una copertina storica, i falchi delle nevi. Segnaliamo e ringraziamo i nostri amici Alessandro Leo e Andrea Greselin che hanno partecipato al nostro contest e hanno indovinato, ma era veramente facile, bravi comunque. Ok, diamo un'occhiata velocemente a cosa contiene questo volume. Allora, il mio Zagor, quella Z di Zorro e Zagor a difesa dei deboli. Vabbè, qui è facile intuire l'argomento di questo servizio. Ok, qui continua la storia cominciata il mese scorso. Testo di Nolitta, disegni di Bignotti e Ferri. Ok, diamo un'occhiata a qualche tavola. Di questa storia. Qui, se non sbaglio, arriva, conoscono per la prima volta, no, forse mi confondo. Ah, no, eccolo qui. L'avete riconosciuto tutti. Eh sì, è una storia ambientata in città. Anche queste immagini molto. Ce le ricordiamo tutte molto volentieri. Diciamo che fu una cosa un po' strana vedere Zagor a girarsi nella città e negli alberi dei giardini invece che in quelli della foresta. Ok, diamo un'occhiata in fondo. La storia qui non so se finirà o no. Diamo un'occhiata. No, non finisce. Ok, allora, Chippewa, la tribù indiana di cui si parla questa settimana. E poi ho visto una copertina della serie francese, scusate, ecco, Yuma, che conteneva copertine inedite e non. Ok, prossima copertina, Watanka River. Io me la ricordo, su questa copertina. La lista degli arretrati e dei numeri a venire che ancora sono fermi a 70, quindi non abbiamo ancora nessuna notizia sulle novità dopo il 70. Vedremo nelle prossime settimane. Ok, ragazzi, nuovo numero in edicola, nuovo numero 62, quindi siamo a 38 alla fine, se finirà. Quindi nella quarta copertina una vignetta di Zagor. Ok, ragazzi, bene, in edicola il nuovo volume della Gazzetta del Corriere della Sera, Il ragazzo rapito. Buona giornata a tutti.